6 sessioni plenarie, 16 sessioni parallele, 150 relatori sono alcuni numeri dell'edizione 2024 del Big Science Business Forum, in programma al Generali Convention Center fino al 4 ottobre, ospitato per la prima volta nel nostro paese. È il posto dove si incontrano industrie, ricerca e istituzioni. La kermesse, che vede il forte impegno della regione, è promossa dalle principali Big Science Organization. Lo scopo è quello di creare un mercato europeo della Big Science, un valore complessivo che si aggira attorno ai 10 miliardi di euro. Continuare a raccordare, stringere la rete che permette di utilizzare le importanti infrastrutture scientifiche non soltanto presenti a Trieste ma presenti a livello italiano ed europeo è fondamentale per dare competitività alle nostre imprese e far sì che l'Europa possa giocare un ruolo da protagonista nell'innovazione globale. L'iniziativa del resto inquadra alla perfezione uno scenario globale dove nessuno può permettersi di arrivare in ritardo o mal preparato all'incontro con il treno dello sviluppo tecnologico. La base per la competitività internazionale parte dall'innovazione tecnologica. Questo è un elemento fondamentale oggi per avere un sistema che possa funzionare ed essere competitivo su scala globale. Le competenze delle economie ex emergenti, adesso ben affermate, è una dimostrazione. E l'Europa ha l'esigenza di rimanere a passo. Fra le iniziative parallele, venerdì è in programma un momento di contatto fra domanda e offerta di lavoro. Oggi invece, durante una delle sessioni, è stato illustrato il progetto di un rilevatore di onde gravitazionali, spesa prevista 2 miliardi di euro, per la cui realizzazione è in atto una sfida fra Paesi Bassi e Italia, alla cui realizzazione collaborano la SISSA e, in un ruolo minore, l'Università di Trieste.